cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro, dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. Diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Ricordati del tuo Creatore. È una parola di Dio rivolta ai giovani, dopo l'invito a stare lieti e a seguire i desideri di bene del cuore. Ricorderemo che su tutti ci sarà il giudizio di Dio. È il nostro Creatore e Padre, è la sorgente del vero amore e della pace. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu ci inviti a ricordarci di te, che con un palpito di infinito amore ci hai creato e con la tua divina provvidenza ti prendi cura di noi. Ed ora ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, tu avrai sete di una vita nuova, vorrai correre per realizzarla, ma ti ricorderai che non puoi fare nulla senza di me. Allora, ormai priva di orgoglio, insieme con me camminerai con pazienti sforzi quotidiani che danno valore alle piccole cose. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione del Beata Sempervergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene per tu sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre.